Buongiorno a tutti, benvenuti, buongiorno, buon lunedì, eccoci qui con una nuova puntata di Good Morning Milano, sempre qui in diretta per raccontare i fatti principali di Milano, la città metropolitana. Oggi con noi un graditissimo ospite, cominciamo a parlare di politica, c'è poco da fare, siamo ormai il 4 marzo si avvicina e quindi sempre più politici passeranno qui a raccontarci, ma insomma siamo ben contenti perché torniamo a conoscere, a vedere un po' le situazioni anche intorno alla città di Milano. Oggi andiamo appunto nella città metropolitana, andiamo in quel di Magenta, abbiamo qui il segretario cittadino della Lega o Lega Nord, adesso lo chiederemo a lui, Kevin Bonetti. Buongiorno Kevin. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno Kevin, allora, Magenta, città di Magenta, dove... Cioè, poi un attimo inquadrare, nel senso, ci dici un po' dove è Magenta, che città è e com'è fatta Magenta. Magenta è un'importantissima città del territorio della città metropolitana di Milano, una città di 23-24 mila abitanti che si trova al confine con il Piemonte, vicino al nostro amato Ticino. E dal luglio 2017 siamo tornati al governo cittadino insieme alla coalizione di centrodestra dopo 5 anni di amministrazione guidata dal Partito Democratico. Siamo subito entrati operativi al governo cittadino, abbiamo trovato subito enormi difficoltà ereditate da un'amministrazione precedente, per carità con tutto il rispetto, ma che è mancata un po' nell'attuazione di certi punti che al giorno d'oggi dovrebbero essere veramente importanti per qualsiasi amministrazione, ma anche a livello nazionale, tra i quali la sicurezza in primis, ma non soltanto, ma anche dal punto di vista sociale, il contatto con i cittadini che è essenziale al giorno d'oggi, il contatto con le associazioni, cioè la città non era più viva. Oggi il nostro compito è quello di riportare, di far tornare grande la nostra Magenta, che ripeto è importantissimo sul nostro territorio. Oh, siete al governo della città da pochi mesi, ormai da luglio dello scorso anno, 6-7 mesi che siete al governo. Che cosa avete già fatto di cui sei abbastanza fiero? No? Ma anzitutto abbiamo approvato un regolamento di la modifica al regolamento di polizia urbana. Ne andiamo fieri, anche perché l'assessorato è nostro come Lega Nord e abbiamo subito apportato delle modifiche importanti che non erano contenute in un regolamento che poi era stato modificato, introdotto l'ultima volta nel 2012 con l'amministrazione centrodestra che c'era in precedenza. E abbiamo introdotto delle disposizioni poi che sono state introdotte proprio a livello nazionale, ricordiamo il decreto Minniti, quindi... Sì. Voi l'avete chiamato regolamento di polizia urbana, polizia urbana. Esatto. Insomma, viene a pensare, ma Magenta c'è bisogno, cioè Magenta immagino è un paese, 23 mila abitanti circa, una piccola cittadina, c'era comunque un allarme sicurezza così forte da dover fare un regolamento ad hoc? Questo sì, anche perché noi veniamo da, sono state introdotte delle singole norme, singole disposizioni comunque in base al rispetto anche del decoro urbano, che può andare dal semplice intervento di polizia locale, ma come stavo dicendo prima anche a un intervento un po' più corposo come quello previsto dal decreto Minniti, e finalmente ci dà la possibilità di intervenire proprio direttamente nei confronti di qualsiasi individuo che non rispetta direttamente, che non rispetta a dovere appunto il regolamento del nostro territorio. Noi veniamo anche da un territorio in cui comunque era presente già un allarme sicurezza, causa comunque un arrivo cospicuo appunto di immigrati arrivati ormai nell'estate del 2014. Cosa hanno combinato queste? Ma diciamo che frequentemente era dovuto l'intervento, era verificato necessario l'intervento dell'arma dei carabinieri o anche l'intervento delle forze dell'ordine. Il fenomeno adesso è stato risolto. No, noi non vogliamo dire che appena arrivati noi tutto si risolve nel giro di pochi secondi o nel giro di un mese. Abbiamo bisogno di tempo, anche perché a causa di politiche a livello nazionale scellerate ci siamo ritrovati ad avere un edificio su cui vigeva appunto un provvedimento amministrativo di inagibilità reso agibile in 448 probabilmente nel giro di un paio di giorni,
e che possiamo dire dal 2014 sino ad oggi ha ospitato all'incirca 200-250 immigrati. Tra l'altro, quelli che se ne sono andati non si è mai saputo dove siano finiti, e appunto se siamo appunto, tu poi mi sembri un segretario abbastanza giovane, e sono contento che non usi troppi slogan nel tuo volere. Io sappi, questa critica è una critica che faccio a chiunque si sieda qua, che sia di destra, di sinistra, della Lega, del Movimento 5 Stelle. Io bene. Quando non mi portano dei dati, ma cominciano con gli slogan, incomincio a nervosirmi. Infatti sono contento che non mi porti tanti slogan, però appunto anche tu comunque un po' mi caschi nel solito discorso del dire arrivano gli immigrati, allora c'è insicurezza. Ma davvero l'arrivo di 200 persone in un anno e mezzo su 23.000 abitanti può destabilizzare la sicurezza di un comune? Beh, diciamo che i fenomeni si vedono tranquillamente non soltanto nella città di Magenta, poi certo si vedono anche nelle varie località italiane. Poi fortunatamente in una città come Magenta le forze dell'ordine qualora quando sono state chiamate in causa hanno agito, hanno operato in maniera corretta. Diciamo che però per un certo periodo di tempo la cosiddetta cooperativa che gestisce poi il centro avrebbe dovuto fornire delle informazioni maggiori nei confronti della situazione, dello status anche degli stessi richiedenti asilo, degli stessi profughi. Al giorno d'oggi è diventato un po' un problema anche definirli anche a livello di spesso volentieri poi ci si dimentica che appunto se c'è un problema di sicurezza o di insicurezza, a volte anche insicurezza per gli stessi profughi che vengono, mi viene da dire, nel senso, cioè se uno stabile appunto non è agibile ma viene reso agibile in 448 per tenere dentro dei profughi, in realtà il problema è per i poveri profughi che stanno dentro e in uno stabile non agibile, cioè, diciamo che quando sentirò la Lega fare una battaglia anche da questo punto di vista. Ma certamente, ma noi abbiamo sempre fatto questa battaglia su quell'edificio. Poi in termini proprio ancora più precisi ovviamente non abbiamo avuto la possibilità di verificare, ma ovviamente il prefetto decide anche lui. Perché poi risulta essere un palazzo governativo, e dico una cosa in più: è stato veramente difficile riuscire ad avere accesso, ma non tanto per il segretario della Lega che sono in questo momento io, il segretario della Lega che c'era all'epoca, o per i consiglieri comunali, ma è stato difficile per consiglieri regionali. Ci è riuscito nel ormai 2015 l'europarlamentare, l'ex purtroppo europarlamentare Gianluca Buonanno, che è riuscito a darci una mano, perlomeno per avere una contezza della situazione interna. Non vogliamo dire che all'interno gli immigrati vengono trattati in modo come schiavi, che ci mancherebbe altro, però diciamo che siamo sempre alle solite, questo non vuole essere uno slogan, ma sappiamo benissimo tutti com'è la situazione in Italia dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale e quant'altro. Noi dobbiamo soprattutto far fronte a una situazione nostra interna. Quando risolviamo i nostri problemi all'interno possiamo pensare ai problemi di tutti gli altri, di tutto il mondo, ci mancherebbe altro, ma prima devo pensare alle nostre persone, così, che non vuole essere uno slogan. Kevin, è così impensabile riuscire a pensare appunto magari ai problemi di tutti, nel senso in realtà cercare di trovare una soluzione per tutti, quando oltretutto alcuni problemi non sono neanche gli stessi, magari a volte si fa troppa fatica a identificarli, diciamo, insomma, il lavoro, ma il lavoro vuol dire tutto, vuol dire niente, sicuramente il lavoro che cerca un italiano, il problema del lavoro per un italiano non è lo stesso identico problema per il lavoro di un profugo che arriva qui e che starà qui poco tempo molto probabilmente, perché vorrà andare chissà dove. Poco tempo magari il profugo o il richiedente asilo o immigrato, chiamiamolo come vogliamo, magari ha intenzione di rimanere qui poco tempo, ma diciamo che ci sono degli enti che vanno anche a speculare su un certo tipo di situazione. Possiamo riscontrare ciò sulle pagine dei quotidiani. Avete avuto prove di cose del genere anche nella vostra realtà? Per quanto riguarda la nostra realtà, che noi sappiamo, no? Ci sono persone, per carità, che sono stimabili, persone corrette. Vabbè, sono sempre tenere antenne alte, mi sembra giusto. Assolutamente, perché poi diciamo che il giro di denaro, che lo sappiamo tutti, poi ci viene detto che i soldi non arrivano dallo Stato italiano, i soldi non arrivano dalle singole amministrazioni comunali, arrivano dall'Unione Europea, però mi chiedo chi li manda all'Unione Europea per fare è sempre un giro, infatti. Certo. Una cosa che devo dire, devo fare i complimenti agli amici della Lega, è che la Lega non muore mai.
sembra sempre lì pronta a tirare le cuoia, verrebbe da dire, ma poi sì, ogni tanto poi riuscite a tornare, e anzi ogni volta tornate più forti di prima. Avete avuto comunque anni abbastanza turbolenti, con scandali, con il grande vostro messia, era diventato mai boss per voi, cos'era? Una stella polare per la Lega, che invece insomma si è riscoperto un essere umano, e forse che ha fatto anche cose non tanto lecite. Ne siete usciti comunque più rafforzati con Salvini. Adesso si andava alle elezioni regionali, doveva essere una passeggiata con un Maroni che poteva portare a casa un grande risultato. Invece, niente, Maroni non si ricandida ufficialmente. Per quale, anzi, tu che cosa sai perché non si ricandida? Per sue motivazioni Vabbè, ok, non sai personali, niente non neanche tu, benissimo, non sai sappiamo niente neanche tu, come esattamente, tutti noi ci altri. mancherebbe. Proponete Attilio Fontana, Fontana. che insomma nella Lega era molto ben stimato, ma magari insomma dagli altri un po' meno conosciuto. Berlusconi ci ha messo 48 ore forse neanche a dire sì, va bene, è il nostro candidato. Ma perché il Come ti spieghi candidato? questa forza della Lega, soprattutto in Lombardia, così prorompente? Ma perché questo dimostra che 5 anni, in 5 anni di governo in Regione Lombardia con il presidente Maroni abbiamo fatto un eccellente lavoro. Poi, per carità, c'è chi critica, c'è chi dice che non abbiamo fatto bene, e tutto è C'è da dire perfettibile. che siete quello che siete, cioè non c'è nessuno che dice che non avete fatto effettivamente, cioè chi dice che avete fatto bene o chi dice che avete fatto malissimo, cioè non Assolutamente. c'è nessuno che rimane nel mezzo, no? Diciamo che gli Come diceva investimenti. l'avvocato Prisco, diceva l'importante è far parlare di sé nel bene o nel male, lo diceva. Esattamente. Beh, diciamo che abbiamo fatto enormi investimenti nel campo delle piccole e medie imprese, nel campo del coinvolgimento nel settore lavorativo, nelle scuole di persone affette da disabilità. Ricordiamo che è una tematica essenziale, soprattutto relativamente, faccio un esempio, anche al trasporto dei disabili. Ricordiamo che con la legge Delrio abbiamo annientato, abbiamo svuotato le province. Però abbiamo lasciato lì niente, come in questo caso città metropolitana, che non può permettersi, che ha le competenze ma non ha i fondi. E ovviamente in questo caso chi deve intervenire la Regione Lombardia, con tagli ogni anno veramente cospicui da parte del governo centrale. Ricordiamo i miliardi che in questi anni sono stati tagliati nel comparto della sanità. Poi la sanità della Regione Lombardia viene sempre criticata dall'opposizione. Beh, diciamo che la sanità in Lombardia è tra le migliori in Italia, questo credo che sia un dato acclarato, e anche questo è Sì, perfezionabile, ci molti mancherebbe dicono che avete la altro. fortuna che sì, la Lombardia è una delle migliori regioni dal punto di vista della sanità, perché le altre stanno molto molto male. E quindi avete questa fortuna, molti dicono. Diciamo che anche in Lombardia si potrebbe star male, d'altronde siamo italiani anche noi come il resto d'Italia. Poi certo abbiamo amministratori che sanno amministrare meglio, beh, è un dato di fatto. Auspico che in futuro anche le altre regioni d'Italia riescano ad avere degli amministratori come quelli che abbiamo con la Regione Lombardia. Uno di questi è Attilio Fontana, che sarà il nostro candidato in Regione Lombardia, che è stato sindaco di Indunolona, è stato presidente del Consiglio regionale dal 2000 al 2005, è stato poi per 10 anni, per 2 mandati, sindaco di Varese. Diciamo che non ha bisogno di presentazioni, è meno conosciuto rispetto a Roberto Maroni, beh, per ovvi motivi, Avrà però tempo di diciamo farsi che conoscere, avrà poi. tempo assolutamente, si curerà un po', però Attilio Fontana assolutamente non ha di questi problemi, e saprà fare il suo ottimo lavoro e andare a vincere in Regione Lombardia. Una cosa che appunto lascia un po' perplessi chi magari non è dentro nelle file della Lega, chi non è un attivista. Tu mi dicevi, anzi, tu sei stato prima attivista e poi Io una cosa prima che. Prima sostenitore a sostenitore e partire dal poi 2011, attivista. poi Quindi già c'è militante dal militare, c'è una 2012. differenza, ad esempio, Sì, proprio. esatto, ci sono delle differenze, chi è socio sostenitore, chi invece è socio militante. Differenze, mi viene da dire che insomma, mutate un po' da un vecchio stile proprio di sinistra, dei partiti no, Esatto. del famoso Partito Comunista che aveva le tessere per ogni tipo di sostenitore. Voi avete preso molto da quel tipo di interazione, soprattutto con la base, le feste, mi viene da dire, il continuo colloquio aperto tra la base e diciamo, i piani alti della dirigenza. Beh, noi reputiamo il contatto diretto tra la Lega e quindi tra il nostro movimento, a me piace definirlo movimento, non partito,
La base dei militanti, ma anche i sostenitori, i cittadini, anche quelli che non la pensano come noi, lo consideriamo questo rapporto essenziale, fondamentale. Se non c'è questo rapporto, a mio parere, anzi a nostro parere, non si può fare politica con la P maiuscola. La politica con la P maiuscola è fare il bene comune, pensare al cittadino, parto appunto dalle basi, dall'amministrazione comunale, pensare alla problematica della, chiamiamola Sciura Maria, la problematica del piccolo, dell'artigiano, del piccolo medio imprenditore, e per fare tutto ciò è necessario un contatto diretto con i cittadini. Direi da chiedere questo: da che parte sta la Lega in questo momento? Nel senso, se ancora cerchiamo e se ancora vogliamo ostinarci a dividere un po', no? Tra centrodestra, centrosinistra, o comunque diciamo con le grandi ideologie, se ha ancora senso, anzi ti chiedo anche questo Kevin, se ha ancora senso dividere in questa maniera il nostro panorama politico, da che parte sta la Lega? Sta veramente a destra come sembra? Perché avete un grosso una grossa influenza anche su elettori ex di sinistra, spesso e volentieri gente diciamo tradita dalla sinistra classica poi passa nelle vostre fila. Noi stiamo dalla parte della gente, anche questo per carità non vuole essere uno slogan, ma è quello che dimostrano i fatti. Come stavi dicendo anche te, anche tu, il nostro elettorato attualmente proviene da chi ha votato in passato, per carità, partiti facenti parte anche della storica coalizione del centrodestra come Forza Italia, ma anche elettori di partiti di sinistra che hanno tradito l'elettorato di sinistra. Portiamo avanti al giorno d'oggi delle battaglie che sono sempre state battaglie tipiche di partiti di sinistra, del Partito della Rifondazione Comunista all'epoca, ma che un partito che rappresenta maggiormente la sinistra attualmente, ossia il Partito Democratico, ha praticamente dimenticato. Pensiamo all'abolizione dell'articolo 18, pensiamo al Jobs Act, quando Renzi viene a parlarci di un incremento dell'occupazione, ma incremento dell'occupazione in base a che dati? Se io faccio un contratto di lavoro a tempo indeterminato è un dato, se il contratto di lavoro è di un altro tipo, ovviamente l'occupazione si c'è, ma per quanto tempo? Contratti di 3 mesi, contratti di 6 mesi, rinnovabili a proroghe, contratto a tempo determinato, diciamo che la situazione è un po' complicata ed è semplice dire che con me al governo in questi anni abbiamo aumentato l'occupazione, e quindi è per questo motivo che la gente ci segue, spero che possa seguirci ancora di più in futuro e capire le nostre battaglie, portiamo avanti le nostre battaglie per la gente comune. Come ti spieghi la vostra vittoria dopo 5 anni di governo del centrosinistra Magenta? È solamente diciamo demerito di chi ha perso? È qualcosa che non ha funzionato nei 5 anni di governo di chi stava al governo, o avete proprio proposto una visione nuova della città? Cosa è successo? Allora, anzitutto abbiamo portato anche noi un rinnovamento all'interno comunque della... Noi a Magenta governiamo appunto con altri partiti del centrodestra, sì. Abbiamo portato un rinnovamento perché è giusto che ci sia, senza comunque, a mio parere, io non sono un filo rottamatore, perché a mio parere serve chi ha fatto anni di politica, chi ha esperienza, perché può insegnare, se appunto vuole continuare a fare del bene, il bene comune, non può far altro che insegnare positivamente a chi verrà poi dopo di lui. Dei meriti del centro-sinistra magentino, per carità, ci sono assolutamente politiche, una visione amministrativa non condivisibile, diciamo che comunque anche il centro-sinistra, bisogna dire le cose anche come stanno, il centro-sinistra di Magenta è stato anche fortemente penalizzato da politiche del Partito Democratico, quindi del centro-sinistra a livello nazionale. Quindi diciamo che ognuno ha le sue responsabilità, assolutamente l'ex sindaco, la giunta, l'amministrazione che c'era in precedenza avrebbe dovuto promettere qualcosina di meno ed essere un po' più PD di Magenta è molto ben legato al PD ad esempio provinciale, ci sono proprio esponenti del PD di Magenta, fanno parte anche della segreteria provinciale, quindi, insomma, metropolitana di Milano, quindi insomma è un PD, dovrebbe essere proprio il PD che
è più PD degli, è più PD degli altri, viene da dire, no? Cioè proprio quello. Esattamente. E dici che questo l'ha invece in realtà penalizzato, dici, le politiche nazionali dell'allora Matteo Renzi o comunque di tutto il movimento ha esattamente, penalizzato. Esattamente, ma ripeto, non soltanto per citare l'esempio che abbiamo fatto prima della Vincenziana, di questa struttura Magenta deputata all'accoglienza di richiedenti asilo o profughi, ma proprio una gestione, una visione totale dell'amministrazione comunale, proprio a partire proprio dall'investimento nel campo del settore della polizia locale. La polizia locale non sembra, ma è fondamentale per a contribuire nella sicurezza del governo cittadino, quindi bisogna investire, bisogna tutelare gli agenti della polizia locale che possono lavorare in tandem con le altre forze dell'ordine presenti sul nostro territorio. Cosa ne pensi invece del Movimento 5 Stelle? Nel senso, te lo chiedo perché io ci vedo tantissime analogie con gli inizi della Lega Nord, ci vedo molte cose su cui potresti tranquillamente andare anche d'accordo, poi si vede che su altre cose magari il Movimento 5 Stelle dice appunto una delle ultime mie, cerchiamo l'alleanza con Libero Guai di Grasso. Io conosco per carità sul territorio cittadino diversi esponenti del Movimento 5 Stelle. Ma gente come... Diciamo che il problema del Movimento 5 Stelle è che fatica un po' a radicalizzarsi sul territorio, ha un grosso seguito a livello nazionale, ma a livello amministrativo fa nettamente più fatica. Per carità, ci sono sindaci, stanno iniziando ad esserci sindaci sul territorio, ma anche loro stanno iniziando a capire che non si può sintomatico il fatto che hanno sindaci di grandi città e non di piccole, ma anche sul territorio, ad esempio in un comune vicino al nostro hanno un sindaco che vota 5 stelle, ma stanno iniziando a capire che non si può più urlare e basta, non si può più fare il cosiddetto giustizialista in stile Tonino Di Pietro, che è detto dalla Lega, fatto per anni esattamente, però anche noi a un certo punto abbiamo iniziato a capire che bisogna andare a governare e non è poi così semplice. Diciamo che sono recenti le dichiarazioni del sindaco di Roma Virginia Raggi sulla possiamo dire che va a dimostrare la difficoltà del governare. Poi la città di Roma è una città comunque particolare, ma sulle difficoltà che si incontrano nell'amministrare non è cosa da poco, quindi ripeto, bisogna forse criminalizzare meno gli altri, guardarsi un po' più in casa, perché non è vero che il 5 Stelle è limpido e immacolato, i fatti ne parlano, forse essere un po' più tranquilli, un po' più rilassati e vedere com'è, guardarsi il proprio interno. E tu poi... non hai paura che possa il Movimento 5 Stelle prendere un po' di fetta del vostro elettorato? Ma come è accaduto in parte nel 2013, arrivavamo dal periodo recente di scandali appunto al nostro interno, l'elettorato del 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle prese molto dai nostri elettori, questo credo che lo sappiano tranquillamente tutti, molti sono delusi anche dal cosiddetto polo del centrodestra, ci sono quelli che sono delusi dalla Lega Nord e quindi voteranno il Movimento 5 Stelle, però ripeto, il Movimento 5 Stelle non può soltanto criticare ad esempio le posizioni di una Lega che si dice un giorno da una parte e un giorno dall'altra, ma deve un po' vedere se stesso anche certe alleanze che va a proporre, oppure certi pensieri. Ricordiamo all'epoca della Brexit cosa disse Di Maio relativamente alla Brexit: il giorno prima era a favore, il giorno dopo seguendo Corbyn non andava più bene, quindi... Su questo però mi è passato l'assist, conosco uno che insomma adesso è capo del vostro partito che aveva detto mai il governo con Berlusconi, mai più con un indagato, e invece adesso vi ritrovate alleati. Mai più, perché comunque Forza Italia... Kevin, dicevo, sei contento di questa alleanza tu personalmente? Ma io sono contento se la Lega riuscirà ad ottenere dei risultati ottimi a livello nazionale per poter andare poter cercare di governare, di amministrare questo paese. Quindi questa è la cosa certa. I nostri alleati devono rispettare quello che abbiamo concordato, i punti salienti del programma, la lotta alla criminalità, la sicurezza,
La revisione del sistema fiscale. Mi viene da dire che Kevin dice un po', mi viene da dire, insomma, è quello che passa al convento. Ci abbiamo questi alleati, per farci andare bene. Sembra un po' così, Kevin. Certamente il panorama politico potrebbe essere migliore, il panorama politico italiano, questo è certo, però cerchiamo di fare, come ho detto prima, bisogna fare gli interessi, a mio parere e a parere della Lega, bisogna fare gli interessi dei cittadini. L'Italia appartiene appunto al popolo italiano, ai cittadini italiani, bisogna fare gli interessi di questi ultimi. Bene, allora siamo quasi in chiusura, ti chiedo un coming out. Cosa non avete fatto a Magenta che dovete ancora fare e che ti impegni a fare entro la fine del vostro mandato? Ma assolutamente bisogna lottare, combattere ulteriormente e in modo ancora più deciso la microcriminalità. Si può tranquillamente leggere anche su giornali locali fenomeni di microcriminalità, ma appunto con il nostro assessore, che è anche contemporaneamente vice sindaco della città di Magenta, stiamo stendendo un piano nell'ambito di sicurezza. Ricordiamo un esempio: il ritorno del presidio ospedaliero, del presidio di polizia locale presso l'ospedale. Noi abbiamo un importante ospedale, il settimo in Italia, un importante ospedale appunto deve essere presidiato, deve essere controllato. Quindi stiamo facendo tutto il possibile per migliorare la situazione, sicurezza anche in luoghi strategici della città, ma anche al contempo in tutte le vie della nostra Magenta. Quindi questo è un punto fondamentale. Altro punto molto importante, ci tengo particolarmente, è comunque investire molto, cioè prendere molto in considerazione il welfare cittadino. Con comunque i numerosi tagli che sono stati effettuati negli ultimi anni, comunque il welfare continua ad essere un punto fondamentale per qualsiasi amministrazione, sì, di qualsiasi colore. Verrebbe a dire, Kevin, di qualcosa di sinistra, di qualcosa Kevin di sinistra, verrebbe da dire in questo momento. Esatto, perché il welfare, esatto, il welfare. Parafrasando Moretti, verrebbe da dire. Il welfare è una tematica, è un comparto che deve essere preso in considerazione, a mio giudizio, da qualsiasi amministrazione. Faccio un esempio, una cosa molto importante che era stata proprio proposta da Regione Lombardia tramite un bando: l'abbattimento del canone di locazione per genitori separati e divorziati. Quindi questa è una cosa veramente fondamentale al giorno d'oggi, e sentiamo un po' tutti i vari sentenze di tribunali, purtroppo per un principio non ancora molto comprensibile viene punita sempre un po' la parte maschile. Abbiamo seguito associazioni davvero interessanti. Ci sono papà che non riescono a vedere i propri figli da anni, e la cosa viene legittimata da sentenze di tribunali che sanno tanto di giustizia ingiusta. Quindi bisogna molto investire in questo settore, è fondamentale proprio per i singoli cittadini, perché le domande dei servizi sociali appunto aumentano sempre esponenzialmente. Bene Kevin, siamo allora in chiusura, io ti ringrazio tantissimo, io spero sempre di sentire di più, sempre più ragionamenti del genere da parte della Lega Nord, e sempre meno slogan che poi stanno un po', puzzano di razzismo, a volte non è molto carino sentirli. Io spero sempre di sentire sempre di più storie di appunto dare precedenza ai cittadini, a prescindere di che colore o da dove vengano, perché insomma ricordiamo che fino a 40 anni fa non erano quelli colorati diversamente, ma quelli che venivano da sotto il Po, quindi insomma abbiamo sempre contestato, onestamente, diciamo molto accesi, ma abbiamo sempre contestato le amministrazioni del Sud Italia, questo mai lo rinnegheremo, ma era sempre una critica nei confronti di un'amministrazione del centro e del Sud Italia, che poi ad oggi comunque visto gli effetti contro. Ricordiamo il famoso coro di Salvini che ce l'aveva su col sindaco di Napoli, appunto, infatti. Però adesso siamo andati a Napoli comunque. No, invece infatti siete riusciti a fare qualcosa che nessuno sarebbe mai pensato che si fosse riuscito a fare, invece ce l'avete fatta, avete formato appunto, adesso prima scherzando in apertura dicevo segretario della Lega Nord, non si sa, anche voi dite, non sappiamo ancora bene se questo Nord rimarrà di fianco al nostro nome Lega. Noi siamo un movimento che parte territorialista, continua a prendere in considerazione molto importante le tematiche del territorio, con vocazione nazionale, però cerchiamo appunto di prendere in considerazione anche le problematiche a livello nazionale per cercare di far ripartire. Vero, auguri allora tantissimo per la tua per il tuo segretariato come segretario cittadino della Lega Nord di Magenta da ottobre, mi dicevi, quindi comunque fino a ottobre da poco sei segretario. Speriamo veramente che tu possa fare grandi cose, soprattutto appunto perché, come dici tu, come stai promettendo davanti a chi ci sta ascoltando, l'interesse sempre
sempre nei confronti del cittadino, quindi mi viene da dire, a prescindere da che colore politico o di pelle abbiano, se tu fai qualcosa per i cittadini siamo dalla tua parte, a prescindere da questo, quindi siamo ben contenti di averti avuto qui ospite. Grazie mille Kevin. Grazie a voi. Adesso staremo a vedere come andranno queste prossime settimane di campagna elettorale, quando comincerà a vedersi il peggio del peggio. Sappiamo già che ognuno tira fuori il peggio di sé per mettersi in mostra, quindi sono contento di averti visto prima di iniziare questa fase della benissimo, davvero grazie Kevin, alla prossima. Grazie a voi, arrivederci. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Prima di chiudere ho un piccolo annuncio da farvi, nel senso che chiamo la regia a mandare in onda la grafica del sondaggio della settimana. È tornato l'allarme smog a Milano e quindi ritorna, come sempre, si era già parlato nei mesi scorsi, una domanda che molti, tra cui Lega Ambiente, buona parte anche del governo cittadino, pone. Si è, perché no, allargare l'area C? E quindi vi chiediamo se voi siete favorevoli all'allargamento dell'attuale area C. Potete rispondere tramite la nostra pagina Facebook, sì o no, è semplicissimo. Venerdì, sempre qui in diretta con me, a Good Morning Milano, vi daremo i risultati del sondaggio, e ogni settimana, ogni lunedì, vi proporremo un sondaggio, comunque ve lo ricorderemo durante tutta la settimana. Vi ricordo, appunto, torna l'allarme smog a Milano, tu saresti favorevole all'allargamento dell'attuale area C? Sì o no? Rispondete sulla nostra pagina Facebook. Io vi ringrazio, vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 con informazione di Milano All News, e sempre qui in diretta domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. Prima di chiudere, allora chiedo a Kevin, che tu non abiti a Milano, abiti a Magenta, ma tu saresti favorevole o no all'allargamento dell'area C? Ma diciamo che comunque la situazione non è facilmente affrontabile, cioè ci sono diversi interessi, i cittadini, la cosa, come ho detto prima, deve essere fatta negli interessi dei cittadini, sempre nel rispetto dell'ambiente, però deve essere la precedenza deve essere data ai cittadini per evitare di gravare ulteriormente sulla loro mobilità. Mi sembra di capire che è un no. Diciamo che l'interesse è dei milanesi. Ok. In primis dei milanesi. Sentiamo allora, poi sentiremo il segretario cittadino di Milano. Va bene, grazie mille a tutti. Ci vediamo domani sempre qui in diretta con Good Morning Milano. A presto. Arrivederci.